Ciao a tutti e benvenuti nell'ennesimo video di Tech Princess. Sono sempre Fiona e siamo sempre al Mobile World Congress 2017 che si sta per concludere. In questo momento mi trovo allo stand di Huawei, c'è una musica assordante, ma io sfido anche la musica pur di raccontarvi tutte cose. In questo caso si tratta di Huawei P10, che è l'evoluzione di Huawei P9 con degli elementi di Honor 8 ma anche degli elementi di Mate 9. Andiamo a vederlo più da vicino, nella speranza che il mio operatore Luca sia bravo, perché ho i miei grossi dubbi, giusto Luca? Giusto. Cioè lui fa del suo meglio, porastella, però va bene. Allora, innanzitutto, come potete vedere, la prima novità introdotta è il tasto centrale, che non serve solo per sbloccare il telefono, ma è multifunzione. Nella versione precedente si trovava nella back cover, adesso lo troviamo sul davanti con una forma un po' più grande che va bene anche per le dita a forma di salsiccia di Luca. Giusto Luca? Giusto. Giusto. Facciamo vedere il funzionamento del tasto centrale. Scusate, apro un po' di app così vi mostro il tutto. Eccoci qua, con un piccolo swipe si aprono tutte le app che avete in background, con un altro swipe le chiudete tutte. Oppure, se entriamo all'interno di qualsiasi menu, con una piccola pressione tornate indietro, invece con una pressione sostenuta tornate all'interno del menu. Per quanto riguarda invece l'estetica, andiamo alla back cover, così vi faccio vedere quanto è bella questa back cover. Voi non potete sentirlo, ma se fate così col ditino fa gnec 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 gnec, perché è una cover ruvida. Sono riusciti i signori di Huawei a fondere la sbarluccicatezza del dazzling blue, quindi questo dazzling blue è super sbarluccicoso ma non cattura le impronte, proprio perché è poroso, comunque fa del rumore, è granulato, non so come puoi dirlo. Non lo diciamo, fa niente. Sempre sulla parte posteriore troviamo la doppia fotocamera, che è ormai un segno riconoscitivo degli ultimi modelli di smartphone di Huawei. Rinnovata anche la collaborazione con Leica, abbiamo due sensori, uno da 20 megapixel in bianco e nero e quello RGB da 12 megapixel. Questa caratteristica è stata un po' ripresa da Mate 9, perché anche lo stesso Mate ha la fotocamera in bianco e nero da 20 megapixel. Altre caratteristiche importanti sono la nuova versione di MIUI 5.1, che finalmente, io sono super contenta di questa decisione, riporta il drawer all'interno degli smartphone Huawei. Che cosa vuol dire questo? Se non parlate in tecnichese, il drawer è quella specie di cassettino dove sono posizionate tutte le app. Invece nella vecchia versione di MIUI tutte le app venivano messe all'interno della home, quindi stava a voi gestire ogni singola app. Processore molto potente, un Kirin 960 sviluppato dalla stessa Huawei, che garantisce prestazioni elevatissime, ma soprattutto pare, la leggenda narra, che siano state fatte delle ottimizzazioni sull'utilizzo della batteria da 3200 mAh. Huawei P10 è disponibile in due versioni: la P10 classica da 5.2 pollici di display e la versione Plus da 5.5 pollici di display. I colori che abbiamo visto fino adesso, perlomeno che io mi ricordo perché ho una memoria del topo ragno, abbiamo il blu, il nero che è bellissimo perché è un nero matte che non trattiene minimamente le impronte, ma abbiamo anche i colori bianco, grigio, Luca te ne ricordi qualcun altro? Oro è bellissimo, e poi vi faccio vedere anche il greenery, che per ora non verrà, o perlomeno non sappiamo quando verrà commercializzato in Europa, che è stato sviluppato insieme alla collaborazione del Pantone Institute. Versione greenery che abbiamo, no, è qua lontano. Versione greenery che è questa ed è spettacolare, è una back cover bellissima satinata che non cattura impronte. Peccato solo per la parte posteriore, per la parte anteriore ci saremmo aspettati di trovare, ma chi è questo qua? Oh, è lui, c'è la sua foto, vabbè. Ci saremmo aspettati di trovare anche una parte verde sul davanti, avrebbe reso il telefono ancora più bello. Direi che per ora dallo stand di Huawei è tutto, noi ci riserviamo di provarlo meglio, perché da quanto pare la fotocamera è sensazionale, bellissima, quindi dateci una settimana così che possiamo provarlo, e intanto dallo stand di Huawei è tutto, un bacio a tutti, ciao!